appoggiati. Manca poco allo stacco della macchina. La più veloce è Havana GV, che in poche battute scende al comando lungo lo steccato. In seconda posizione resta Alonso Griff. Al largo si fa subito avanti Ayon Rab con Daniele Orsini. 200 metri in 14,2. Il galoppo di Audace Ongi. Al largo resta Artak. Anche Acaperrab di galoppo in fondo al gruppo. Si va sulla prima curva con Havana GV leader. 27,4 il parziale. Ion Rab che è costretto a rimanere al largo per l'inserimento di Angelo Dipa. Si va sulla retta di fronte. Con Havana GV leader 42,8 i primi 600 metri. In seconda posizione Alonso Griff. Quindi ancora Ayon Rab che si sistema quarto, di dentro c'è Alvise Rab. 800 metri iniziali in 59,3. Havana, Alonso, Ayon Rab che si ripropone, di dentro c'è sempre il numero 2 di Alvise Rab e si arriva al chilometro con Havana GV che lo tocca in 1,14,5. Al suo esterno Ayon Rab scavalca Alonso Griff e si porta a diretto contatto della femmina guidata da Andrea Sessa. Si entra addirittura all'arrivo con Navana lungo la corda, attaccata da Ayon Rab all'esterno che tende a passare. Quindi Alonso Griff, Alvise Rab, via via tutti gli altri. Passa all'ingresso Ayon Rab, seguito da Alonso Griff, Ayon Rab prova la fuga, Havana GV in calo, agguantata da Alonso Griff, si stacca in avanti Ayon Rab e si isola per andare a concludere netto vincitore in questa prima corsa di Siracusa. Al secondo posto Alonso Griff davanti ad Havana GV, Alvise Rab e Aida Griff. Che Arcana Onnando di galoppo Artemisia Gar. Alba dell'Est prova a scavalcare tutti dall'esterno. Di dentro c'è Atina Risaia. Cavallo numero 3 Squalifica squalificato. per Artemisia Gar. Alba dell'Est a condurre su Atina Risaia di galoppo anche Afrodite 3B. Dalla seconda fila filtra bene Cavallo Anastasia numero Griffa, 2 largo resta Ardea squalificato. Wife. Squalifica anche per Afrodite 3B, 14 il lancio, si va sulla prima curva. In testa sempre Alba dell'Est, davanti a Tina Risaia, Anastasia Griffa, Ardea Wife che trova posto in corda. 400 metri in 27,7. Si va sulla retta di fronte. Prova a graduare Michelangelo Galioto con Alba dell'Est. Ci riesce con una frazione in 17,6, 45,3. Così Anastasia Griff è costretta a scoprirsi e si porta all'attacco di Alba dell'Est. Alba Cavallo dell'Est dà numero 2 strada a Anastasia Griff in squalificato. 800 metri in 1,2 scarsi. Passa subito dopo il paletto del chilometro. Alba dell'Est seconda davanti ad Atina Risaia. Quindi Ania Ricci in quarta posizione, chilometro in 1, 15 e 3. Anastasia Griff sta prendendo vantaggio agli avversari. In seconda posizione c'è sempre Alba dell'Est, al largo ha mosso Atina Risaia, quindi Ania Ricci, Atas Fighter Sun, via via tutti gli altri. Si entra dietro l'arrivo con Anastasia Griff che sembra essere padrona della situazione. Alle sue spalle Atina Risaia scavalca il numero 5 di Alba dell'Est. Viene bene anche Ania Rich. Anastasia Griff ha fatto il vuoto alle sue spalle. Anastasia Griff dimostra di essere superiore, che in questa categoria vale qualcosa di più. Per il secondo posto è Ania Rich a sprintare in modo brillante davanti a Tina Risaia, Tas Fighter Sun e Aura Club Mail. 1,59, 1,14,4 per questa Anastasia Griff targata Gaetano Caravello ai colori alla guida. Il training è quella di Giuseppe Porzio Junior.
Parte piano Bloomberg B. Dall'esterno si lancia invece il numero 6 di Bonjour à la vie. Bonjour à la vie in poche battute prende il comando davanti a Bloody Mary Bar, Borislav Mabel, Bohemia Chuck e Sam. Lancio in 13-2. Bonjour à la vie al comando, quindi Bloody Mary, Borislav, Bohemia, Babiole Boss, Bloomberg B. Via via tutti gli altri. 400 metri in 27 scarsi. Il galoppo sulla prima curva di Borislav Mabel. Continua a condurre, quindi Bonjour à la vie davanti a Bloody Mary Bar, Bohemia, Chuck e Sam. 600 metri in 43-2. Quindi Bloomberg B che comincia la sua avanzata e scavalca Babiole Boss. Bohemia Chuck previene la risalita di Bloomberg B. Agli 800 metri, 58,7, si porta a gravitare nei pressi di Bonjour à la vie. Ci avviciniamo al chilometro con Bonjour à la vie e Bohemia Chuck SM alle prese. Quindi Bloody Mary Bar e Bloomberg B, 13 il primo chilometro. Con Bohemia Chuck SM che tende a passare su Bonjour à la vie, quindi Bloody Mary Bar, Bloomberg B, Babiole Boss, gli altri staccati. Siamo sul finire della curva, si entra addirittura arrivo con alle prese sempre Bohemia Chuck che tende a passare e al suo interno Bonjour à la vie, scatta a centropista Bloomberg B. E adesso il testa a testa è tra Bohemia Chuck e Bloomberg B, in crisi Bonjour à la vie attaccata e passata da Bloody Mary Bar. Lungo i paletti, prepara la difesa Bohemia Chuck, a centropista si fa sotto Bloomberg B, ma Bohemia Chuck sembra in grado di controllare, si chiude d'ambio Bloomberg B e Bohemia Chuck non ha più avversari e va a concludere nettamente su Bloody Mary Bar, Bonjour à la vie, Babiole Boss e Bellucci Griff. 1,57,8 sul mio cronometro, 1,13,7, grande e bella prestazione di Bohemia Chuck SM. Di galoppo Uricus prima dello stacco, parte bene dal centro dello schieramento invece Zirkovia Cis, di dentro c'è Tyler Di Pippo, scusate Zoom LC leader in seconda posizione, Tyler Di Pippo che comunque sposta per ripassare, quindi il numero 8 di Zoom Rock a largo l'11 di Zonk di Girifalco, lancio veloce in 12,9. Zoom resta secondo davanti a Zoom Rock, in quarta posizione Vacanza Jet, a largo Zonk di Girifalco che si trascina Tesis GV, di dentro ancora Zola e Graal, 27 scarsi i primi 400 metri e si va così sulla retta di fronte. Con Tyler Di Pippo a condurre su Zoom LC, 42,5-600 metri. Zonk che si avvicina alla seconda posizione, trascinandosi Tesis GV. Terza corda c'è sempre Zoom Rock a precedere, invece Vacanza Jet. Si arriva a metà gara in 59 scarsi. Frazione in rallentamento in 16,4, Zonk di Girifacco è sempre a largo di Tyler Di Pippo, di dentro Zoom LC e Zoom Rock, di fuori Tesis GV, quindi ancora Zola e Graal, via via tutti gli altri, 13,2 il primo chilometro con Tyler Di Pippo che ancora ha bene in mano, Domenico Ballo non se ne va, gli avversari sono in schiena, Zonk di Girifacco gira di fuori fin dalla partenza, anche se non perde neanche un colpo e si avviciniamo alla retta d'arrivo. Con Tyler Di Pippo che comincia ad allungare, Zonk comunque incollato al suo esterno, di dentro sempre Zoom LC, Zoom Rocco che trova da correre, ancora Tesis GV e Zola e Graal. Siamo ai 200 finali con Zonk di Girifalco che impegna Tyler Di Pippo, a centropista ci prova anche Vacanza Jet. Tyler Di Pippo comunque sembra potersi difendere da Zonk di Girifalco che comunque resta ancora lì a difendersi la seconda posizione ed è Tyler Di Pippo davanti a Zonk di Girifalco per via interna, scatta Vacanza Jet a precedere Zoom LC e Zoom Rock. 1,57 scarsi, 1,13 il tempo di chi vince.
Vaian Zak, Steve McQueen Trap. 209 Stefano HP, 213 Torgina Jet, match come preventivato alla vigilia. Di galoppo Vintage Gifanto prima dello stacco della macchina. Dall'esterno prova la partenza veloce, Time Tough, di dentro c'è Tordina Jet. Arriva la squalifica per Vintage Gifanto. Time Tough leader, seconda posizione Tordina Jet. A largo traccheggia Royal Viking. Avanza subito Tordina Jet, ma Time Tough resta davanti. In seconda posizione Rayon GV. Allargo ancora il numero 3 di Stefano HP. Primi 400 metri in rallentamento in 32. Stefano HP adesso tende a passare su Time Tough. Rayon sempre in terza posizione. Tordina Jet che a questo punto rimane lì a traccheggiare. 600 metri iniziali in 49. Stefano HP, nuovo leader. In seconda posizione Time Tough. Terzo alla corda Rayon GV. A largo è rimasta Tordina Jet che è seguita dal numero 9 di Vaian Zak. 1 e 3. Cavallo numero 4 squalificato. Squalifica per Velvet LC di galoppo nel gruppo. E si va così sulla penultima curva. Primo chilometro in 1 e 18. Time Tough, scusate, Stefano HP, Time Tough, Tordina a largo. Di dentro c'è sempre il numero 8 di Rayon GV. Parziale ancora in 16 e 7. Siamo sulla retta di fronte con Stefano HP che comunque comincia ad allungare. Time Tough sempre in seconda posizione, Tordina in calo. Di dentro Rayon GV. Siamo a metà della retta di fronte, ancora un parziale in 16, adesso fuoco alle polveri da parte di Tordina Jet che si riprende dopo un attimo di esitazione, in mezzo c'è Time Tough che prova a tenere botta, il miglio in 2-6. Tordina Jet tende a passare su Stefano HP che sembra averne abbastanza. Rayon GV, terzo alla corda, chiuso da Time Tough. A largo si fa sotto con buone folate anche il numero 9 di Vaian Zak. Siamo addirittura d'arrivo con Tordina Jet che prova a difendersi dall'affondo finale di Vaian Zak che a questo punto va di dentro sull'allargamento dell'avversaria. Più gli altri indietro a lottare per le rimanenti piazze. Siamo a pochi metri dal palo con Tordina Jet che viene apparigliata completamente da Vaian Zak. Al terzo posto Stefano HP a precedere Time Tough e Rayon GV. Mancano 200 metri lo stacco della macchina, resta arretrato Passepartout BLV. Parte bene naturalmente Pato F, al suo interno anche Zole Hall SM, a largo Zari and Glory. Pato F ripiega subito in schiena Zole Hall, si presenta Zari and Glory. Zole Hall resta davanti, in seconda posizione Pato F, a largo resta così, scusate, Urania B, seguita da Zari and Glory, quindi Tabor Cuff, gruppetto che viene chiuso da Sheila Boss. Si agganciano sulla prima curva un paio di cavalli, l'errore di Passepartout e di Tabor Cuff. Si va sulla retta di fronte, dove in testa continua a condurre liberamente Zole Hall con 600 metri in 42-1. Pato F in seconda posizione, davanti a il numero 5 di Zari and Glory, quindi Urania B, 800 metri in 57 scarsi. Zole Hall ha preso decisamente la mano a Gaetano Caravello. Adesso sono 4 lunghezze di vantaggio su Pato F, quindi la parìa formata da Zari and Glory e Urania B. Chilometro velocissimo in 1 e 11.
Però affievolisce lo slancio Zoleollo sull'ultima curva, non è neanche più bella e incamminata. Pato F prova a ricucire il gap, ma sembra far fatica. Urania B è senza spazio, Zarianglo riprova ad avanzare a centropista. Gli altri ormai fuori dalla lotta per la vittoria. Siamo addirittura arrivo con Zoleol che prova a mantenere il vantaggio. Si avvicina Pato F, si avvicina Zarianglory, di galoppo Zoleol, passa così Zarianglory, al suo esterno scatta Urania B. Zarianglory e Urania B alle prese, quindi Pato F. Zarianglory riesce a mantenere ancora un lieve vantaggio e si difende dall'affondo di Urania B, quindi Pato F al terzo posto davanti a Sheila Boss e Ubaidoc. 1,58 e mezzo, 1,14, 1,139. Mancano 150 metri allo stacco della macchina. Si ritrae Tuareg Rodi. Di galoppo Nuvolari di Stra. Prova a scendere alla corda Real Meda SM. All'interno Umberto resiste. Cavallo numero 1 squalificato. Passa Real Meda SM davanti a Umberto Villeneuve Griff, Union Wise AS, Tuareg Rodi, Rigoletto Rab. Squalifica per Nuvolari di Stra. Partenza in 13.3, 400 metri in 27.1. Real Meda SM leader davanti a Umberto, in terza posizione Villeneuve Griff a precedere, Union Wise S che pia la via del largo, di dentro c'è ancora Rigoletto Rab, 43 mezzi 600 metri. Real Meda viene avvicinato adesso da Union Wise S, a seguire due c'è Umberto, quindi la paria formata dal 4 di Villeneuve Griff e dall'8 di Zancos. A metà gara si arriva in 58.8. Real Meda e Union Wise in coppia, di dentro ancora Umberto, poi Villeneuve Griff. È il primo chilometro che viene toccato dalla coppia di testa in 1.13. Sempre alle prese Real Meda e Union Wise AS, quindi Umberto che ha a largo il numero 9 di Zapata Rab, quindi di dentro ancora Villeneuve Griff, si entra di tour arrivo con Union Wise che piglia decisamente la meglio su Real Meda SM, al suo esterno scatta Zapata Rab, ancora più largo c'è Rigoletto Rab, siamo ai 150 finali con Union Wise che prova la difesa dall'affondo finale di Umberto ed è Umberto a cogliere davanti a Union Wise AS, Zapata Rab, Rigoletto Rab e Zancos. 1,58 scarsi, 1,13,7 il tempo di chi vince, ovvero Umberto.